Abbiatene cura, io ve l'affido come una cosa sacra. Fate attenzione a non approfittarne. Vi mancherà. Come una fibra strappatami dal cuore. Le avete portate in spalla per tutta la strada. Mi avete visto? Ecco, vi faccio luce. Volete assaggiare il mio vino? Volentieri. Così brinderò al vostro successo. Contro tutti gli avversari, eccetto Hugh Beringer. Questo è sfuggito alla vista dei mercenari. Io vi commiseravo e voi mi serbavate una sorpresa simile. Diamine, una spada beffata da un saio. E io brinderò al vostro successo. Contro tutti gli avversari, eccetto Cathfael. Come avete fatto? Non vi ho levato gli occhi di dosso un solo istante. Avete issato dal fiume quelle che Thorold vi aveva lasciato. Ho udito l'acqua. È così. E in seguito le ho immerse di nuovo, senza rumore. Queste erano già nella barca. Le altre le ha recuperate Godit stamane. Dove sono? Alla partenza non le avevano. Mentre giungevamo qui, ho suggerito loro di alleggerire la fatica del cammino lasciando quel prezioso carico nel tronco cavo di una quercia. E adesso spero che l'abbiano recuperato e portato al sicuro, in Galles, dove il re non potrà raggiungerli. Il mio tesoro. Tutte queste pietre e i sacchi li comprendo. Occorreva che peso e forma fossero uguali. Ma perché le vesti? Sono quelle che Feintry indossava quando fu ucciso. Le avete messe qui perché le vedessi e colto dal rimorso confessassi. So che sospettate di me, fratello Cadfael, però vi appaio capace di uccidere in modo tanto vile. Sono poche le azioni di cui non sareste capace. Ma uccidere per una manciata d'oro? No. Non siete l'uomo che cerco. E non vi è nulla qui che vi turbi o che possiate riconoscere. Quello che vedo mi è del tutto estraneo. Ma questa... questa, al contrario, mi rammenta qualcosa. Sì, di Giles. Coronava l'impugnatura della sua daga. Dove l'avete trovata? Era in una vecchia stalla, a Frankwell. Come mai era là? Questo mi rimane ignoto. Ancora. Se potessimo riavere la pietra... Hugh, se io dovessi conoscere qualcosa, me la direste? Io non potrei celare nulla al vostro cuore. Giles ha ucciso Feintry. Dovrà sopportare anche questo. No, non temete, nessuna colpa si riverserà su Alin. Il fratello era già morto parecchie ore prima dell'omicidio di Nicholas. E chiunque l'abbia ucciso ha prima depredato il cadavere di Giles e poi ha teso un agguato a Feintry indossando la daga che aveva rubato. Ma chi l'ha informato del tesoro? Non so, può darsi che uno dei ribelli abbia tentato di salvare la propria vita svelando il piano di Fitzalan. Ma chi? Chi di loro? Il tempo è contro di noi, dopodomani Re Stephen leverà le tende e il nostro assassino partirà con lui. Il nostro assassino? Sì, so che potete fare miracoli quando volete, ma anche per voi sarà difficile trovare il colpevole da solo entro domani, mentre insieme potremo riuscire a smascherarlo. Quando il re si sarà lasciato alle spalle la città, avrà dimenticato Feintry. Dobbiamo indagare fianco a fianco, il mistero non sarà mai svelato. Precatevi al castello e fate domande. Io andrò all'accampamento del re e vi imiterò. E rammentatevi della daga.
Tutto verte intorno a quell'arma. Trovatela e avremo trovato il nostro assassino. Non vi è nulla. Abbiamo frugato anche le segrete. Non vi è traccia dell'arma. Godfile, a chi devo questo mantello? A una misericordiosa gentildonna. Ah, allora l'uomo che lo ha indossato prima di me è morto. Sì, infatti, la signora che ve l'ha inviato è sua sorella e credetemi, il suo è un dono benedetto dal cielo. Ah, io l'ho visto ancora in vita. È solo un effetto del distillato. No, non è per il succo del papaveno. L'ho visto, vi dico, vivo. E avvolto in questo mantello. Chiedo una breve udienza al re. Quando? Era tardi e avevo molto freddo. Serramento bene la notte prima di espugnare il castello. Lui è venuto qui. Sono convinto che questa festa sarà memorabile. Non siete d'accordo? Sono così felice. Giles ha chiesto udienza al re. Se la morte lo atterriva, è corso dal sovrano per offrirgli il tesoro di Fitzalan in cambio della sua vita, ma il suo inganno l'ha reso vittima di un altro a lui fatale. E il traditore alla fine è stato tradito. Ma da chi? Dal capitano Courcelle. Come mai avete scelto il suo nome fra tanti altri? Era nell'accampamento. Sì, come lo sceriffo Prescott, Tenight e anche il re. Ma non ci ha detto cosa abbia fatto durante la notte dell'omicidio. E neanche voi. Non potete accusarlo solamente perché lui è vostro rivale al cuore di Aline. D'altro canto, se mi diceste che Giles è stato condotto dinanzi all'ufficiale di guardia quella notte per le ragioni dell'udienza e che quell'ufficiale era Courcelle, e se mi rammentaste anche il suo inorridito sgomento quando Aline rinvenne il corpo di suo fratello, potrei considerare fondati i vostri sospetti. Mi avete preceduto, fratello Cadfael, anche stavolta. Rammentate cosa ha detto? Io l'avrei risparmiato per voi e l'avrei fatto a qualunque costo, si era reso conto del suo gesto. Che il cielo mi perdoni. Ma intendeva che Aline mi perdoni. E le ha restituito il mantello. Però si era colto dal rimorso, perché non le ha consegnato anche la daga? Non poteva. Aveva già rotto la sua impugnatura. Ma se era il tesoro a cui mirava, perché curarsi di sottrarre un'arma? Messere, nessun ladro rinuncerebbe ad aggiungere un oggetto di tanto valore al bottino delle sue ruberie. Ah, ma infine, quando Thorold ha lasciato la stalla fuggendo col tesoro di Fitzalan, quella daga è diventata l'unica ricompensa dell'omicida. Allora dov'è? Negli ultimi giorni ho fatto frugare questo castello dalle torri alle segrete senza trovarne traccia. L'avrà conservata o se ne sarà liberato? Non lo so, e comunque sia, è la nostra unica prova per poter smascherare quell'assassino. Sì, è vero. Ma se lo accusiamo e si giunge ad un processo, tutto sarà svelato. E sebbene provi soltanto disgusto per chi ha tradito i compagni di tante battaglie, io non lascerò che Aline sia coperta di ignominia, né ora né mai. Ed è questa la nostra grande debolezza. Ma è anche la nostra forza. Odierà Courcelle se saprà la verità. No. Forse possiamo sferrargli solo un debole attacco, ma lui ci potrebbe opporre solo una debole difesa. Comprendo la vostra preoccupazione, ma Nicholas Fentry non riposerà in pace finché non sarà fatta giustizia. Fratello, dobbiamo servire il vino. Cadfael, non abbiamo più tanto tempo. Allora, se sarà necessario, sottoporremo quello che abbiamo trovato all'esame di Prescott per avere un consiglio, ma per adesso non fate niente. Benedetto lo ripeteva sempre. Vostra grazia, vi supplico di udirmi con attenzione e di decidere secondo giustizia. Dite. Vi è un uomo in questa sala che ha abusato della sua posizione presso di voi. Che intendete con abusato? Ha rubato e ha commesso un omicidio. Io lo accuso qui pubblicamente e vi offro questa pietra
come prova. Silenzio! Avete molto da spiegare, messer Beringer. Cos'è questa pietra? Quello è il pomo dell'impugnatura di una daga. L'arma è stata sottratta dal corpo di Giles Seward e la pietra è stata trovata sul luogo dell'omicidio di Nicholas Faintry. Trovata da chi? Da fratello Cadfael, vostra grazia. È pronto a giurare che l'uomo che ha rubato la daga è la stessa persona che ha ucciso Nicholas Faintry e che si è lasciato dietro quella prova della sua colpa. Quest'uomo sarebbe al nostro cospetto, secondo voi? Sì, sire, e dei crimini di furto e di omicidio. Io accuso Adam Courcel. Questa è un'accusa malvagia. Come può entrare il mio nome in una volgare diatriba? Il malvagio siete voi e sarete impiccato. Vostra grazia, sono le fantasticherie di un uomo avvelenato dalla gelosia.